Il nuovo data center del Centro Meteo Europeo sta diventando realtà. L'ex manifattura tabacchi di Bologna, dopo la crisi industriale, ha ripreso forma, funzioni e vitalità, trasformandosi nel Tecnopolo, che ospita uno dei calcolatori più potenti del mondo. Un tassello importante della Data Valley Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna, Ministero degli Esteri e Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine hanno firmato gli accordi per la consegna della sede. Actually, we have already started to work at the center since last year, and we've prepared the work for the new supercomputer that arrived already last summer and that are being installed by the Adolf company. This will be our new supercomputer that will be operational before the end of the year. So the current operational computer is still in Reading in the UK, but this one is the one we are preparing. We are starting to prepare the work and it will be fully operational before the end of the year. But we already have people working there actually to prepare for this. At the moment we are about 25, 30 by the end of the year, we will be about 35 maybe next year. The job of the people here is to prepare for everything to be running operational. So we have the largest meteorological archive in the world. And so this is going to be transported here. So we have to make sure that this is connected to the supercomputer so that everybody can access our weather forecast, but also the climate of the past. So all this will be stored here. So people have to make sure that it all works together, that people from all over the world can access our data, run on our supercomputer, because people in the different member states can also run on our supercomputer. So we have to prepare the ground for everything to work, not only our weather forecast, but people can run their own applications on our supercomputer from the meteorology. L'avvio delle attività del Centro Meteo a Bologna è segno della capacità di attrazione del territorio, un'opportunità per tutte le aziende che lavorano nel settore dell'intelligenza artificiale e dei big data. Partiamo con un nuovo progetto europeo in Italia, un progetto che porta scienza, innovazione e opportunità, tra l'altro su un settore così importante come il controllo climatico, fondamentale per investire nel digitale e nel green per il futuro del nostro pianeta. Quindi il Ministero degli Esteri ha lavorato in stretto raccordo con la Regione Emilia-Romagna, quindi è stato un bel esempio di partnership tra amministrazioni dello Stato e adesso si tratta di prendere l'avvio rispetto a tutto il lavoro che è stato svolto, quindi complimenti alla Regione Emilia-Romagna per aver condotto in un periodo di pandemia condotto un progetto così importante che ha coinvolto centinaia e migliaia di persone. Avere questo centro in Italia vuol dire avere un luogo che è un'opportunità per aziende, che siano start-up, che siano aziende innovative, che lavorano nel settore dell'intelligenza artificiale, del supercomputing, e quindi questa è una grande opportunità per le aziende dell'Emilia-Romagna e per le aziende italiane.